Benvenuti a Incontri da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Al via il mese dell'affido, al via nella nostra città di Pescara, un mese che coinvolgerà con diversi incontri organizzati con il supporto delle istituzioni locali, in primis il Comune di Pescara, ma anche con la partnership della Caritas Diocesana. Tutti i cittadini, non solo di Pescara, ma insomma tutti i cittadini interessati, tante le iniziative che in questo mese si svolgeranno, presentate in una conferenza stampa alla quale tra gli altri ha partecipato anche il garante per l'infanzia della regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene, che tra l'altro sul tema dell'affido ha fatto riferimento a una legge che prevede che l'affido sia concretizzato in 2 anni e che invece ha sottolineato come al suo insediamento purtroppo succedeva che i minori in attesa di affido rimanessero nelle varie strutture anche 7 anni. Stiamo facendo, ha aggiunto la Falivene, protocolli per applicare proprio la normativa, sottolineando anche come il rapporto tra adulti e minori sia spesso asimmetrico. Dobbiamo, ha detto invece, immedesimarci nei bambini, abbiamo il dovere di tutelare i minori. Ma delle iniziative che sono in programma, abbiamo parlato con l'assessore alle politiche sociali del Comune di Pescara, Delchi Sulpizio, e con una nostra collega Paola De Simone, che sarà tra i protagonisti di un momento in particolare, grazie ad una trasmissione appunto televisiva che lei ha condotto, collega che tra l'altro lavora per Radio in Blu, il network nazionale al quale siamo come Radio Speranza associati. Ascoltiamo dunque l'intervista con l'assessore alle politiche sociali Adelchi Sulpizio e con Paola De Simone. Assessore, quanto è importante non solo riflettere, ma anche fare delle cose concrete come si farà in questo mese dell'affido, appunto su questo tema? Io innanzitutto vi ringrazio perché voi siete sempre puntuali, venite e partecipate con la vostra testata. E ci sei anche da supporto perché questa iniziativa, il mese dell'affido, in realtà è importante per far conoscere ai cittadini che si può fare un gesto veramente bello nei confronti per ragazzi anche meno fortunati, accogliendoli nella propria famiglia. In che maniera? Noi nel mese dell'affido spiegheremo anche che è possibile, che c'è questa possibilità, dove il comune dà un supporto anche con dei tutori, anche con dei corsi. È veramente una bella esperienza che noi cercheremo anche di portare a conoscenza dei nostri cittadini. E oggi abbiamo divulgato vostro tramite tutte queste iniziative che in questo mese verranno fatte. E quindi insomma sarà veramente un mese intenso, fatto di incontri e anche di incontri, come dire, toccanti, ma anche per approfondire, perché c'è spesso anche una difficoltà da parte delle famiglie proprio nel conoscere magari le normative, le procedure e così. Immaginate quante quelle persone che non conoscono questa possibilità che è prevista dalla normativa vigente, una possibilità che poi molte persone, anche quando facciamo i corsi, la prima cosa che chiedono è la responsabilità. In realtà la responsabilità c'è, ma una responsabilità che viene del tutto attenuata perché il comune c'è sempre, le autorità ci sono sempre. Spieghiamo in questo senso come possono interagire con noi, con il ragazzino. Per un'esperienza fondamentale dove nel corso degli eventi noi porteremo anche quelle famiglie, anche che hanno accolto a casa e quindi loro verranno a trasmettere la loro esperienza. Invitiamo tutti i cittadini che vogliono, anche che hanno la possibilità anche di volerlo fare, di attivarsi, di sentire e poi di fare la valutazione come la massima totale libertà, però può essere un'esperienza veramente indimenticabile. E poi dobbiamo dire che anche il mondo dell'arte e della cultura, qui abbiamo una collega di Vero, Noi si siamo, unisce. che noi come comune siamo veramente onorati. Quest'anno abbiamo voluto fare quel passaggio anche di divulgazione, di conoscenza maggiore e devo ringraziare gli amici di Rete 8 e di Interno 8 che appena li abbiamo prospettato questo, immediatamente ci hanno dato la loro disponibilità, lo sottolineo immediatamente e gli va dato atto.
E quindi ci sarà uno speciale di Internotto, ne vogliamo parlare? Parliamone assolutamente, intanto felicissimi di far parte di un calendario così delicato, così importante, così necessario. E poi sarà bello poterci mettere al servizio, noi che cerchiamo di strappare sì una riflessione, un sorriso, tenere compagnia, intrattenere, metterci al servizio di argomenti così toccanti che si sente il bisogno di approfondire. Dicevi giustamente prima, molte persone non sanno cos'è, cioè molte persone sono anche spaventate forse, no? Perché quando non si conosce si ha paura di ciò che non si conosce, quindi fare un mese nel quale, una full immersion, nella quale si possono togliere tanti dubbi, ci si può scoprire genitore affidatario, e questa è una cosa che credo possa essere un valore aggiunto e anche di sensibilizzazione, semplicemente di conoscenza. Quindi far parte di un cartellone così, io vi lascio immaginare che bella emozione può essere, ne siamo felici. Possiamo dire giusto qualche nome che sarà presente il 25 in particolare? Certo che sì, ci saranno Niccolò Agliardi, che tra l'altro oltre a essere un autore straordinario, ricordo che la sua canzone scritta con e per Laura Pausini è stata anche in nomination agli Oscar ultimamente, quindi stiamo parlando di un autore con la... Ce lo ricordiamo per Braccialetti Rossi. Rossi, assolutamente, anche nella sua carriera di cantautore, e però è anche un grande scrittore e ha scritto un libro, perché genitore affidatario di due ragazzi, attenzione, ha scritto un libro per raccontare questa esperienza, quindi salirà sul palco a raccontarci con la sua capacità di eloquio straordinaria le sue emozioni e la sua storia. Poi ci sarà Setac, che è un abruzzese doc che somiglia molto al programma di Internotto, perché ha così le sue sonorità sono sonorità assolutamente internazionali e quindi ha uno sguardo anche oltre, e sarà a intrattenerci musicalmente e a presentare all'Estalè, che è il suo recente disco. Sarà una bella serata, io non vedo l'ora di esserci e spero che veniate. Anche noi. vi aspettiamo, grazie. Ma il tema dell'affido sarà trattato in diverse iniziative, eccone alcune nell'intervista che abbiamo realizzato con l'assistente sociale che si occupa proprio di affido del comune di Pescara, e con lei abbiamo anche trattato insomma dei vari aspetti collegati proprio al tema dell'affido. Ascoltiamo. A Radio Speranza siamo con Liviana Leone, assistente sociale dell'equipe affido del comune di Pescara. Ecco, è molto importante aver previsto un programma proprio articolato di appuntamenti, perché è importante conoscere, è vero? Esattamente, sì, questo programma è molto ricco, come dicevo e dicevamo, perché coniuga sia dei webinar aperti a tutta la cittadinanza gratuiti, con gli spunti di riflessione su anche la crisi pandemica che c'è stata, quindi come la famiglia si è trovata a gestire, la famiglia con dei figli minori si è trovata a gestire il disagio di crescita adolescenziale, e più dei laboratori insomma di riflessione e webinar con l'Associazione Famiglie per l'Accoglienza ad esempio, e altri momenti di formazione, e soprattutto il 22 con il dottor Alberto Pellai, che è un medico esperto, proprio perché l'avevamo scritto proprio lì, che parla proprio della tempesta, come si è superata la tempesta e come le famiglie hanno superato i momenti critici, perché l'importante è parlarne, oltre che sensibilizzare la cultura dell'accoglienza. Parallelamente su questi temi, noi con le operatrici del Centro Servizi Famiglie, quindi mediazione familiare, associazioni prospettive e consultore CFU, ci faremo tutta una serie di laboratori sulla genitorialità gratuiti, con appunto in presenza dal Britti, considerando e sperando insomma che la situazione ce lo consenta, con tutte le dovute e opportune precauzioni, e poi anche il gruppo post adozione, post affido, un corso anche a chi fosse interessato a conoscere meglio il tema dell'accoglienza e dell'affido. Noi proponiamo proprio un vero progetto
breve corso che si farà a giugno con un programma particolare calendarizzato dove andremo a toccare tutte le varie tematiche dell'affido, quindi la famiglia d'origine, il bambino, la doppia appartenenza, con delle esperte, con delle psicologhe e psicoterapeute e soprattutto grazie alla testimonianza di famiglie che fanno affido e anche delle associazioni che con cui noi collaboriamo da anni, che accompagnano in questo percorso insomma anche le famiglie, che ne so, ad esempio l'associazione Stella del Mare e Famiglie per l'Accoglienza, perché l'affido, lo diciamo sempre, è un percorso che non può essere vissuto da soli, cioè il pubblico, l'equipe, il servizio c'è, ma è un'esperienza che richiama la condivisione e anche delle esperienze, quindi è importante che ecco, perché si diventi una comunità educante, come diceva il detto africano, che per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio, un po' l'affido è quello, cioè mettersi un po' al servizio di un'altra famiglia fragile e del suo bambino, in modo che possa essere superato l'evento critico, sperando che quel bambino possa far ritorno nella sua famiglia. Quindi possiamo dire che è una forma anche di generosità particolare quella dell'affido, sì. Perché è temporaneo. Affido è temporaneo, generosità, appunto le nostre famiglie fanno un corso, devono essere formate e valutate, sono affidi diurni, cioè del fine settimana, a tempo pieno, c'è sempre un provvedimento del tribunale comunque, però è importante che c'è la temporaneità, ci sono casi in cui l'affido dura per sempre, degli affidi che si tramutano anche in affidi più lunghi, però sempre su disposizione del tribunale quando il bambino non può tornare nella propria famiglia d'origine oppure ha bisogno di più tempo affinché le condizioni di criticità vengano superate ovviamente. Ecco, quindi insomma davvero si può rivolgere un appello, un invito forte a tutti i pescaresi e non a esserci. Allora, intanto a Pescarese quest'anno, come dicevo, abbiamo adottato il fiocchino dell'affido, arancione e verde, perché confrontandoci con altri servizi affido l'abbiamo adottato come tipo il fiocchino insomma delle altre lotte contro il tumore al seno color rosa, perché rappresentano proprio le famiglie affidatarie e la famiglia d'origine unite, rappresentano una speranza della famiglia d'origine che si possa appunto risolvere il proprio problema e la fiducia che le famiglie e i servizi mettono affinché questo progetto sappia di buono per tutti, quindi essere aperti all'accoglienza è possibile, ci sono i servizi, quindi c'è l'equipe affido, ci sono le associazioni a cui rivolgersi per avere maggiori informazioni e vedere quale tipo di affido fare, perché noi abbiamo anche degli affidi leggeri che vengono chiamati affiancamenti familiari, dove la famiglia mette a disposizione un periodo, qualche ora del proprio tempo, è un affido più leggero. Quindi diciamo che ogni famiglia, anche il single può fare l'affido, può declinare la propria disponibilità in varie forme. Quindi i servizi aiuteranno a capire insomma, le famiglie se quale esperienza fa il caso loro anche di aprirsi all'accoglienza. Grazie, grazie e buon mese dell'affido. Grazie, grazie a te, a voi. Bene, ed è tutto per questa puntata di Incontri da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Grazie e a risentirci.